Un tempo per parte, Mociano e San Salvo si dividono salomonicamente la posta in palio, rimanendo confinate in piena zona playout. Con il centravanti Fusco out per squalifica e Tarantella in panchina perché non al meglio, l'allenatore giocatore Pinto opta per il 4-3-3 con il tridente di Pietrantonio, Marcellini, D'Ignazio ed una zona nevralgica forgiata sull'esperienza. Sulla sponda ospite invece Crisci, il principale ispiratore di Marinelli e Maranzano. La partita si mette subito in discesa per i giallorossi. 12 giri di lancette, D'Ignazio il grande protagonista, inizia l'azione servendo intelligentemente di Pietrantonio. Risolutivo è però il passaggio filtrante di Villa per lo stesso D'Ignazio che con un diagonale perfetto lascia di sasso il ritorno per l'1-0. Il Mociano alle redini del gioco, al 27esimo Marcellini recupera la sfera sulla tre quarti e conclude di poco al lato del palo sinistro avversario. Del San Salvo nessuna traccia, ed allora Marcello ricorre al primo cambio già al 33esimo quando sostituisce l'under Argirò con Di Pietro. Il primo tempo si spegne con il primo squillo ospite giunto solo al minuto 38. Il tiro di Marinelli da posizione decentrata viene disinnescato facilmente da Di Giammatteo. La ripresa si apre subito con una sostituzione per parte di Felice per l'infortunato Marcellini tra i teramani, il positivo Cardarella in luogo di Farina tra i bianco-blu. Cresce il predominio territoriale sansalvese, arretra pericolosamente il baricentro e il gruppo dipinto. Così al 65esimo il piazzato di Crisci dal limite supera la barriera, non l'attento di Giammatteo. I padroni di casa si appoggiano inevitabilmente alle invenzioni firmate di Ignazio, come avviene al 74esimo. La sua percussione palla al piede è esemplare, intelligente, l'assist arretrato per Di Felice, ma il neoentrato non è fortunato nelle epilogo. Come recita una vecchia legge non scritta nel calcio, allora sull'immediato capovolgimento di fronte il San Salvo agguanta il pareggio. L'azione è confezionata dai freschi Cardarella e Di Pietro, con il secondo che appoggia facilmente sotto porta l'1-1. I giallorossi accusano il colpo e gli ospiti potrebbero addirittura capovolgere il risultato se solo Marinelli fosse più ispirato a pochi centimetri dal bersaglio grosso. La parte finale non regalerà altre emozioni. Mociano e San Salvo rimangono distanti 3 punti e la prospettiva play-out potrebbe riunirle concretamente nella post-season. Per i giallorossi però il ritorno al successo, distante ormai 40 giorni, rimane una chimera. Effettivamente arrivare una posizione avanti rispetto alle altre fa sempre comodo, se una squadra poi va a disputare i play-out. Oggi era una partita difficile, come lo sono tutte del resto. Con oggi 5 partite alla fine, quindi ogni partita è importantissima. Loro vengono, anche se da una sconfitta interna domenica scorsa con la Miternina, però ho visto le immagini, hanno disputato una buona gara, quindi magari sullo slancio avranno cercato di far loro la partita. Ecco. Pinto, mettiamola così, buon primo tempo da parte del Mociano, poi alla distanza siete inevitabilmente calati, sarà un problema anche di natura fisica e forse anche non solo legato agli infortuni. Sì, sicuramente il primo tempo l'abbiamo interpretato benissimo, siamo andati in vantaggio, quindi la partita si era messa nelle migliori situazioni per noi. Poi il secondo tempo, 2 infortuni, Fusco squalificato, insomma abbiamo provato a cambiare qualcosa, ma il San Salvo è venuto fuori, anche se poi grosse conclusioni non ci sono state, forse oltre a una punizione l'occasione del gol hanno tirato in porta, anche se hanno avuto il secondo tempo un predominio un po' del gioco, e purtroppo il pareggio a noi serve poco, quindi noi non molliamo, ci mettiamo sotto, insomma continuiamo a lavorare e a riproporci per la prossima partita.